Pesaro, capitale della cultura, ha aggiunto al suo ricco programma di appuntamenti un altro tassello di innovazione capace di unire moda, riutilizzo di materiali di scarto e ingegno giovanile. È stata chiamata Il Rientro, la suggestiva sfilata di moda andata in scena sul molo di Levante del porto di Pesaro, in cui modelle, modelli e designer rigorosamente under 25 hanno messo in mostra abiti costruiti attraverso la cosiddetta tecnica dell'upcycling, vale a dire creazioni attraverso tessuti di seconda mano ritenuti materiali di scarto. Dalle corde alle bandiere del Palio dei Bracieri, dai tessuti degli ombrelloni alle tovaglie, una brillante trasformazione all'insegna della sostenibilità. Ad organizzare l'evento Tommaso Federico e Cecilia Mazzucchelli. Allora, upcycling come macro area, macro campo, è tutto quello che vede il riutilizzo e il riciclo di tessuti o capi per creare qualcosa appunto di nuovo, il che comprende moltissime tecniche. Direi che questa sfilata l'avete viste molte di quelle che appunto possono essere dall'unione di oggetti preesistenti, come appunto per le bandiere, altri con tessuti proprio completamente riciclati, tende. Oppure il riutilizzo di tessuti, l'utilizzo di tessuti che non erano mai stati usati, per esempio, oppure di tagli che col quale non potevi fare nessun capo. Cioè, qua avete visto giovani designer creare le proprie cose, giovani designer che sono venuti ad andare fuori ad esplorare il mondo, perché appunto magari qua a Pesaro non hanno mai avuto un modo per essere valorizzati. Tommaso ha creato questo evento che ha dato la possibilità a chi, come persone che studiano in questo ramo, si costruiscono un lavoro da soli, sostanzialmente, perché non è una carriera canonica. Uno la sceglie per vocazione, ma non c'è un percorso di studi preciso, non c'è un curriculum prestabilito, uno deve farsi da solo e le occasioni se le deve creare. Pesaro ha aiutato perché ha dato questa opportunità, appunto, ha offerto il palcoscenico, lui ha saputo prenderlo e usarlo e darlo in mano a chi magari cercava una vetrina, perché altrimenti da solo non ce l'avrebbe. Quindi ha fatto proprio un lavoro di esposizione di chi vuole lavorare in questo campo.